Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Cade un'altra grande allo stadio Recchioni, un fortino ormai dove non si passa da novembre. Stavolta ci lascia le penne il Cesena. Per la Fermana è la terza vittoria interna consecutiva, quella che vale la virtuale salvezza e potrebbe aprire ai giallo-blu, dodicesimi in classifica, altre prospettive per il finale di campionato. Cornacchini fa debuttare Mosti, ma lo spirito è il solito e anche stavolta i suoi partono bene con il palo centrato da Cognigni. Il Cesena replica con Bortolussi dopo l'errore a metà campo di Scrosta. Riecco la Fermana, cross al bacio di Neglia e spizzata di Danna, 1-0. Il raddoppio prima del riposo, il tiro al volo di Mosti rimpalla su Urbinati, Danna è lì e autografa la sua prima doppietta in maglia gialloblu, totale dei gol stagionali per l'ex Lecco, 3. Nella ripresa, dopo appena 10 secondi, Mosti sfiora il tris. La Fermana sembra in totale controllo, ma il Cesena riapre la partita. Cioffi per l'incornata di Sorrentino, 2-1. Il tempo però stringe, i romagnoli restano in 10 per l'espulsione di Zecca, che rimedia il secondo cartellino giallo. Nel recupero, annullato per fuorigioco, il gol di Nanni. Finisce 2-1 e la Fermana si gode l'ottava vittoria della stagione. Cambiando il modo di giocare, secondo me siamo riusciti a prevalere, insomma, e quindi farà la partita che dovevamo. I ragazzi sono stati bravissimi, siamo molto molto felici. Il primo è stata una bellissima palla messa da Samu, superato il primo uomo, ci ho creduto e sono andato a deviarla schiacciandola a terra per mettere più in difficoltà il portiere. Fortunatamente è andata bene. Il successo è un successo importante perché ci dà punti, ci dà morale. Questa squadra sta continuando a fare grandi cose e speriamo di continuare così.